Prima di introdurre un pochino quello che sarà la giornata, vorrei subito passare la parola qui un po' ai padroni di casa. Buongiorno a tutti, mi scuso per il ritardo, il doppio quarto d'ora di ritardo accademico, per un quarto d'ora è dovuto a me, insomma, l'altro lo divideremo a metà, insomma. Quello è da bravi fratelli. L'argomento che viene trattato oggi è un argomento estremamente interessante che ci vede presenti come tecnici, parlo di ingegneri e come ordine, per quanto riguarda appunto l'approfondimento con due commissioni tematiche che si interessano di questo. Di questi aspetti, che sono la Commissione Impianti ed Energia e la Commissione Informatica. Al di là del fatto che questi tipi di impianti richiedono una progettazione integrata, che vede noi tecnici senz'altro in prima linea su questi argomenti, perché è un po' il nostro pane, il nostro obiettivo di lavoro, cioè fornire un prodotto tecnicamente valido e qualitativamente apprezzabile. È importante anche approfondirlo in questo momento storico che stiamo vivendo nella nostra realtà, che riguarda la ricostruzione. È bene pensare e sperare che nella ricostruzione ci vengono riconosciuti nei finanziamenti quegli spazi per poter realizzare una edilizia di qualità, non solo sotto l'aspetto strutturale, ma soprattutto sotto l'aspetto impiantistico. In quanto voi, immagino, siate impiantisti, sapete benissimo che i temi importanti adesso sono quelli dei consumi energetici e della qualità del vivere e dei nostri utenti, quindi sotto questo profilo una buona progettazione e soprattutto un'adeguata capacità economica di poter realizzare questi impianti può dare un sollievo, un contributo alle nostre popolazioni così duramente colpite dal sisma. Altre cose, io, visto che il tempo è poco, vi auguro buon lavoro e in bocca al lupo.